Jennifer Anne Garner è un'attrice, produttrice cinematografica e produttrice televisiva statunitense. È diventata celebre a livello internazionale interpretando l'agente della CIA Sydney Bristow nella serie televisiva Alias, ruolo che l'ha portata a ricevere 4 nomination consecutive ai Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica, ottenendo una vittoria nel 2002. Sempre per la sua performance in Alias, la Garner ha vinto anche uno Screen Actors Guild Award nel 2005. Durante il telefilm ha ricoperto contemporaneamente ruoli minori in varie pellicole come Pearl Harbor e Prova a prendermi, ma anche ruoli da protagonista o coprotagonista in film come Daredevil e 30 anni in uno secondo. Dopo la chiusura della serie ha recitato da protagonista in vari film, tra cui The Kingdom, La rivolta delle ex e Dallas Buyers Club. Madre di 3 figli, nati dal matrimonio con l'attore e regista Ben Affleck, nel 2005 è stata inserita al 70° posto nella classifica delle 100 celebrità più potenti del mondo stilata da Forbes. Jennifer Garner è nata a Houston, Texas, figlia di Patricia Ann, docente di inglese proveniente dall'Oklahoma, e William John Garner, un ingegnere chimico dell'Union Carbide in Texas. È la seconda di 3 sorelle, Melissa Garner Wiley e Susanna Kay Garner Carpenter. La sua famiglia è metodista. A 3 anni, la Garner cominciò a prendere lezioni di danza che proseguirono per diversi anni. Anche se ha ammesso di amare la danza, non ha mai avuto l'ambizione di diventare una ballerina classica. Quando aveva 4 anni, per motivi di lavoro del padre, i Garner si trasferirono a Princeton, Virginia Occidentale, e poi a Charleston, Virginia Occidentale, dove Jennifer Garner ha vissuto fino agli anni dell'università. Nel 1990, la Garner si diploma presso la George Washington High School a Charleston, dove suona il sassofono nella banda scolastica. In seguito si iscrive alla Denison University, in Ohio, per conseguire la laurea in chimica. Quando capisce di preferire il palcoscenico alle scienze, comincia a studiare recitazione. Durante il suo soggiorno alla Denison University, prende parte a una confraternita femminile chiamata Pi Beta Phi. Si laurea nel 1994 in recitazione e teatro e prosegue la sua educazione teatrale al National Theatre Institute di Waterford, dove viene istruita dal coreografo David Chandler, il primo a notare il suo talento naturale per le scene di lotta. Ansiosa di fare nuove esperienze, si reca a New York dal suo amico Clayton Kirle nel 1995 con la speranza di ottenere un ingaggio teatrale o cinematografico. Nel 1994 Jennifer Garner viene ingaggiata dalla Georgia Shakespeare Company di Atlanta in 2 produzioni teatrali quali Il Mercante di Venezia e Sogno di una notte di mezza estate. A New York prende parte, in qualità di apprendista, alla commedia Un mese in campagna, ottenendo un ingaggio di $150 a settimana con la Roundabout Theatre Company nel 1995. Viene in seguito ingaggiata per il suo primo ruolo televisivo, una piccola parte nel film TV Zoya, basato sul romanzo di Daniel Steele. Nel 1996 recita in un episodio di Spin City nei panni della fidanzatina di James Albert, interpretato da Alexander Gaberman. Nel 1997 prende poi parte a diversi progetti, cinematografici e no, il cortometraggio Prima Vittoria, il film TV The Player, il film Washington Square, l'ereditiera con Maggie Smith e la commedia Disney Mister Magoo. Nello stesso anno, ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film TV La piccola Rose interpretando Mary Rose Claiborne. Il salto sembra avvenire per Jennifer Garner quando viene inclusa nel cast di protagonisti del telefilm Significant Others, realizzato per il network televisivo Fox, che però viene cancellato dopo una sola stagione e 6 episodi a causa degli ascolti troppo bassi. Tra il 1998 e il 1999,
oltre ad altre piccole apparizioni nei telefilm Gerald il Camaleonte e Fantasilandia, Jennifer Garner assume nuovamente un ingaggio da protagonista sia nel film TV Aftershock, Terremoto a New York, sia nella pellicola cinematografica 1999. Nel 1999 viene ingaggiata per interpretare Romy Sullivan nello spin-off di 5 in famiglia intitolato Cenerentola a New York, al fianco di Jennifer Love Hewitt, ma anche questo progetto viene presto cancellato a causa, di nuovo, dei bassi ascolti. Rilevante tra il 1998 e il 2000 è la sua partecipazione come guest star ricorrente nella serie TV Falisati, diretta da J.J. Abrams, dove interpreta un interesse romantico di Scott Foley. Nello stesso anno, ottiene un ruolo nella commedia Fatti, Strafatti e Strafighe, interpretando la fidanzata di Ashton Kutcher. Nel 2001, appare brevemente nei panni di un'infermiera nel film Pearl Harbor, recitando al fianco di Kate Beckinsale e del futuro secondo marito Ben Affleck. Successivamente nel 2001, J.J. Abrams propone a Jennifer Garner di recitare in un nuovo telefilm da lui ideato per la ABC. Dopo un'audizione, viene ingaggiata ufficialmente per il ruolo di Sydney Bristow nello spy drama Alias. La serie diventa presto un successo sia di critica sia di ascolti, e grazie a essa Jennifer Garner vince anche il premio di miglior attrice in una serie drammatica ai Golden Globe del 2002, durante la seconda stagione del telefilm. Alias si conclude nel mese di maggio 2006 dopo una quinta, abbreviata stagione. La serie televisiva rende celebre l'attrice, che mentre per la prima stagione viene pagata $990,000, per la quinta stagione riceve $2,550,000. Durante le riprese del telefilm, Jennifer Garner riceve 4 candidature consecutive ai Golden Globe per il suo ruolo da protagonista, e anche altrettante candidature agli Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Vince l'Actor Award agli Screen Actors Guild nel 2005. Nel mese di marzo dello stesso anno, dirige un episodio della quarta stagione di Alias, intitolato Sogni, trasmesso a maggio negli Stati Uniti. Diventa inoltre produttrice esecutiva della serie per tutta la stagione conclusiva. Grazie alla sua partecipazione in Alias, Jennifer Garner entra a far parte della cultura pop, piazzandosi alla prima posizione della classifica dei Coolest Heroes stilata da Entertainment Weekly nel 2009. Molti programmi televisivi, tra cui Reba e i Simpson, hanno rievocato la sua immagine. In seguito all'iniziale successo ottenuto con il suo ruolo in Alias, Jennifer Garner comincia a concentrarsi sulla sua carriera cinematografica. Nel 2003 ottiene il ruolo di Elektra Natchios nel film d'azione Daredevil, una trasposizione cinematografica del celebre fumetto della Marvel diretta da Mark Steven Johnson, recitando con Ben Affleck. Il film è un successo e raccoglie $179 milioni totali, di cui $102 milioni solo negli Stati Uniti d'America. Nello stesso anno viene contattata da Steven Spielberg, che le offre una parte nel film Prova a prendermi, ma a causa dei suoi impegni con Alias e Daredevil riesce a fare solo un piccolo cameo in una scena con Leonardo DiCaprio. Nel 2004 recita in 30 anni in uno secondo, una commedia romantica diretta da Gary Winnick, che ottiene un ottimo successo commerciale con oltre $96 milioni complessivi. Nel 2005 ritorna a interpretare Elektra nell'omonimo film di Robesse Bowman, che però non ottiene lo stesso successo della precedente produzione Marvel, chiudendo con un incasso di $24 milioni negli Stati Uniti. Mentre la pellicola riceve diverse recensioni negative, Jennifer Garner colleziona complimenti dalla critica. Lo stesso accade per la commedia romantica del 2006 Tutte le cose che non sai di lui, diretta da Susanna Grant, il primo film dopo la prima gravidanza di Jennifer Garner. Il film ottiene un riscontro di critica e pubblico molto negativo, mentre l'interpretazione della Garner viene celebrata,
nel tentativo di risultare piacevole e commovente. Il film sembra essere improvvisato e privo di passione. Peccato, perché la presenza di Jennifer Garner è davvero molto piacevole. Nel 2004, quando ancora recitava in Alias, Jennifer Garner ha girato uno spot televisivo volto a incentivare i giovani americani ad arruolarsi nella CIA. Jennifer Garner è stata rinomata per il fatto che nelle scene d'azione non si serviva di controfigure, e nel mese di gennaio 2005 fu costretta a rinunciare ad alcune tappe della promozione di Elektra a causa di quella che inizialmente si credeva essere un'infezione virale ma che si rivelò essere l'effetto di un urto a un nervo della schiena che si era procurata durante le riprese della quarta stagione di Alias. Nel 2007 Jennifer Garner viene contattata per recitare nel film di Zach Braff intitolato Open Arms, ma rifiuta la proposta sia per dedicare più tempo alla famiglia, sia perché già impegnata sul set di altri due film. Il primo è il film d'azione The Kingdom, diretto da Peter Berg. In questa occasione, la Garner si inserisce per la prima volta in un gruppo di protagonisti tra cui Jamie Foxx e Jason Bateman, e il film ottiene un ottimo successo al botteghino, grazie soprattutto al lungo tour di promozione che ha accompagnato la pellicola e ai numerosi consensi da parte della critica. Il secondo film in questione è invece la commedia drammatica diretta da Jason Reitman e scritta da Diablo Cody, Jr. Dopo la proiezione del film in anteprima al Toronto Film Festival, la rivista Entertainment Weekly definisce l'interpretazione di Jennifer Garner la miglior performance come attrice non protagonista del festival, sebbene la stella di Alias e di The Kingdom non prenda a calci nessuno in questa dolce commedia. Nelle vesti di una giovane moglie che cerca disperatamente di adottare un bambino è divertente, a tratti un po' dura, e incredibilmente toccante. La commedia ottiene uno straordinario successo di pubblico e critica, incassando un totale di 231 milioni di dollari e guadagnando due nomination agli Oscar, una per miglior film e una per la migliore sceneggiatura non originale, vinta proprio da Diablo Cody. Nel 2008 Jennifer Garner recita nella Rivolta delle Ex, commedia romantica diretta da Mark Waters, al fianco di Matthew McConaughey che raccoglie un discreto successo, e nel primo dei Bugiardi, commedia con Ricky Gervais, che nel primo weekend raccoglie il modestissimo incasso di 7 milioni di dollari e chiude con 32,4 milioni nonostante il lungo tour promozionale. Il 21 luglio 2009 la Garner incomincia le riprese del film Appuntamento con l'amore, distribuito nelle sale statunitensi dal 14 febbraio 2010, diretto da Gary Marshall e in cui l'attrice recita all'interno di un cast numeroso che include Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Alba, Bradley Cooper, ma anche Ashton Kutcher, Patrick Dempsey ed Eric Dane. Il film sbanca i botteghini di tutto il mondo con l'ottimo risultato di 216 milioni di dollari. Nel 2010 recita nel remake di Arturo, commedia diretta da Jason Weiner, al fianco degli attori inglesi Russell Brand e Helen Mirren. Il film non viene accolto troppo bene, raggiungendo un incasso di appena 33 milioni di dollari e facendo guadagnare a Russell Brand una nomination come peggior attore protagonista ai Razzie Awards del 2011. Il 2010 vede anche l'inizio delle riprese del film satiro politico Butter, il primo prodotto dalla casa cinematografica della Garner e diretto da Jim Field Smith, che viene però distribuito nei cinema statunitensi solo a ottobre del 2012, ben due anni dopo la fine delle riprese. Inoltre, prima di essere distribuito nei cinema, Butter viene reso disponibile in versione on demand su internet il 7 settembre 2012, un dettaglio che contribuisce a rendere la pellicola non esattamente un grande successo cinematografico. Al contrario, nonostante il cast composto da attori come Hugh Jackman, Olivia Wilde e Tay Burrell, il film rappresenta il più grande flop mai registrato in tutta la carriera di Jennifer Garner.
Butter viene proiettato per appena una settimana da soli 90 cinema statunitensi, e chiude con la modestissima cifra di $175.706. Tuttavia, il film riceve giudizi molto positivi dalla critica e viene acclamato sia durante il Toronto Film Festival sia nel corso del Roma Film Festival. Nel 2011, Jennifer Garner prende parte per la seconda volta in un film prodotto dalla Disney, questa volta nelle vesti di uno degli interpreti principali, nell'Incredibile vita di Timothy Green, film che riceve buoni giudizi critici e che registra anche un discreto successo commerciale, raccogliendo circa $51 milioni totali negli Stati Uniti. Nello stesso anno, Jennifer Garner partecipa anche alla serie intitolata Poemies, il progetto ha lo scopo di tramandare alcune poesie, ballate e canzoni folcloristiche statunitensi per bambini facendole interpretare da personaggi famosi, tra cui anche Whoopi Goldberg e Alfred Molina. Con quest'ultimo Jennifer Garner torna a collaborare, seppur brevemente, nel 2012 quando interpreta Serena, la protagonista dell'omonimo cortometraggio realizzato dal canale di YouTube Weebs. Nel 2012 lavora con Matthew McConaughey e Jared Leto sul set di Dallas Buyers Club, un film drammatico diretto da Jean-Marc Vallée che racconta la vera storia di Ron Woodruff, il quale, dopo aver contratto l'AIDS nel 1986, escogitò un modo per aiutare le persone nella sua stessa situazione ad accedere ai farmaci di cui avevano bisogno. Oltre a ricevere una candidatura ai Critics' Choice Movie Awards al miglior film e una allo Screen Actors Guild Award per il miglior cast cinematografico, Dallas Buyers Club riceve anche 6 candidature agli Oscar, tra cui quelle per miglior film, miglior attore protagonista per Matthew McConaughey e miglior attore non protagonista per Jared Leto. Entrambi gli attori si aggiudicano il premio. Distribuito in pochi selezionati cinema statunitensi il 1 novembre 2013 e successivamente esteso a 1110 sale, Dallas Buyers Club riscuote un grandissimo successo di critica ma poco entusiasmo tra il pubblico, chiudendo con $27.2 milioni a livello domestico e $55.2 milioni a livello mondiale dopo 26 settimane di programmazione. Nel 2012, Jennifer Garner si aggiudica il premio di Fame al Star of the Year durante l'annuale manifestazione del cinema con organizzata dalla National Association of Theatre Owners. Il presidente del cinema con, Mitch Neuhauser, motiva così la decisione. Jennifer Garner rappresenta non solo la tipica ragazza del sogno americano, ma anche una supereroina che sa come prendere a calci la gente. La sua notevole versatilità e abilità di intrattenere il pubblico di ogni età è sbalorditiva. Nel 2013 esce anche Draft Day, sports drama diretto da Ivan Reitman nel quale Jennifer Garner recita al fianco di Kevin Costner. La pellicola riceve un buon riscontro di critica, e nonostante gli appena $29.4 milioni registrati al box office mondiale, il DVD del film risulta il più venduto negli Stati Uniti d'America durante la prima settimana di uscita con oltre 190.000 copie in 7 giorni. Nel 2014 Jennifer Garner recita in un altro film Disney intitolato Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare con Steve Carell, Dylan Minnette e Bella Thorne. Adattamento cinematografico dell'omonimo libro per bambini di Judith Viorst diretto dal regista Miguel Arteita. La commedia, diretta da Miguel Arteita, esordisce alla terza posizione dei film più visti con $20 milioni durante il primo weekend, e raccoglie oltre $100 milioni in tutto il mondo. Per Jennifer Garner si tratta del più grande successo dai tempi di Appuntamento con l'amore, uscito oltre 4 anni prima, e ottiene la candidatura al premio di attrice preferita ai Kids' Choice Awards 2016. Nello stesso anno esce anche Men, Women and Children, un dramma diretto da Jason Reitman. Il cast include Adam Sandler, Ansel Elgort, Judy Greer ed Emma Thompson nella veste di narratrice. Nonostante tocchi un tema di grande attualità e interesse quale la sessualità ai tempi di internet,
il film registra critiche per lo più negative, ottenendo appena il 29% su Rotten Tomatoes e chiudendo con un incasso di $705.000 in 4 settimane. Nell'aprile 2015 esce in tutti i cinema statunitensi La canzone della vita, Danny Collins, di Dan Fogelman, in cui Jennifer Garner recita insieme con Al Pacino, Annette Bening e Bobby Cannavale. La commedia drammatica è un buon successo di critica ma non di pubblico. Con un budget di $10 milioni, il film ne raccoglie appena la metà nonostante le 11 settimane di programmazione. Per la sua interpretazione nel film, Jennifer Garner viene inserita nella lista di potenziali attrici da candidare all'88 edizione dei premi Oscar, non ottenendo tuttavia la nomination. Nel 2016 Jennifer Garner recita nella commedia Per famiglie una vita da gatto insieme con Kevin Spacey e Christopher Walken, diretta da Barry Sonnenfeld, e nel film drammatico Miracoli dal cielo, tratto dall'omonimo libro di Christie Beam e diretto da Patricia Riegon. Con un budget di $13 milioni, il film drammatico raggiunge l'ottimo risultato di $18 milioni in soli 5 giorni di programmazione, esordendo alla terza posizione dei film più visti durante il weekend, e chiude con oltre $70 milioni complessivi, di cui $60 milioni solo negli Stati Uniti. Miracoli dal cielo, la storia vera di una bambina affetta da una misteriosa malattia ma che guarisce grazie a un miracolo, ottiene anche ottimi consensi dalla critica, registrando una E su CinemaScore. Una vita da gatto raccoglie invece tiepidi consensi negli Stati Uniti con un totale di $19 milioni, ma riesce a sfiorare la soglia dei $60 milioni globali grazie al successo riscosso all'estero, in particolare nel Regno Unito, dove con quasi $3 milioni si piazza nella top 100 dei film più visti del paese. Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.